Ciao tifosi nerazzurri, bentornati! Il mercato nerazzurro va a gonfie vele. Rimani fino alla fine per non perderti nessuna informazione e controlla la tua iscrizione al canale, così riceverai in prima persona le prossime news dell'Inter. Sport Mediaset ha fatto un'analisi dettagliata della situazione di mercato della nostra amata Inter. L'obiettivo principale della squadra in attacco è il talentuoso Gianluca Scamacca. Il club però sta prendendo delle precauzioni e ha già avviato un dialogo con l'Udinese sulla possibilità di portare Beto in squadra. Intanto il West Ham sta agendo con forza sul mercato, il che ha portato il club milanese ad approfittare della trattativa in corso con i friulani per Samardzic e Fabian per mettere sul tavolo anche l'attaccante portoghese. Il grande vantaggio è che Beto costa meno dell'ex Sassuolo e ha solo un anno in più. Tuttavia, è importante sottolineare che Beto è solo un'alternativa, un piano B che verrebbe preso in considerazione se l'affare con Scamacca non dovesse concretizzarsi. Attualmente c'è una differenza di circa 5 a 6 milioni tra Inter e West Ham, ed entrambe le direzioni sono impegnate a cercare un accordo soddisfacente. Secondo diverse fonti, Scamacca sarebbe la prima scelta di Simone Inzaghi, dopo che Alvaro Morata aveva rifiutato la società. Il giocatore è entusiasta anche della possibilità di trasferirsi a Milano. Tuttavia, il club dovrebbe diffidare della concorrenza della Roma, che recentemente si è ritirata dall'ingaggio di Scamacca a causa delle difficoltà a trovare un accordo con gli Hammers. I giallorossi volevano un prestito con diritto di riscatto, mentre i londinesi hanno insistito per un prestito con obbligo di riscatto, per assicurarsi un ritorno sull'investimento e recuperare gran parte dei 36 milioni più 6 di bonus spesi nell'estate 2022. Questa è la situazione attuale del mercato dell'Inter e ci auguriamo che il club riesca a chiudere con successo la trattativa. Speriamo che Scamacca o un altro grande acquisto possano rafforzare ulteriormente la nostra squadra e portarci a voli più alti la prossima stagione. Quindi, cosa ne pensi di questi movimenti nel mercato? Lascia le tue opinioni nei commenti!